E benvenuti a questo terzo Apple Videoblog. Bene, allora, nei due Apple Videoblog precedenti ho mostrato un po' come orientarsi meglio in Mac e anche svolgere i primi passi per capire un po' il suo funzionamento. Ora entriamo invece nel vivo dell'azione, senza naturalmente tralasciare ogni tanto dei tutorial, dei chiarimenti sul sistema operativo. Volevo cominciare oggi a introdurre e ad usare le applicazioni, le strepitose, possiamo anche dire, applicazioni già incluse nei vostri Mac. Applicazioni che possono essere sia collegate al sistema operativo, come Mail, iTunes, Safari, sia applicazioni che fanno parte di suite. E la suite di cui sto parlando, che è già inclusa nei vostri Mac appena acquistati, è la suite iLife. La suite iLife è composta da 5 interessantissime applicazioni: iWeb, iDVD, iMovie, iPhoto e GarageBand. Quest'oggi cominciamo a vedere come usare iMovie. Un'utilissima applicazione per la gestione dei filmati e per la loro creazione. Andiamo a vedere allora. Eccoci qua. Cerchiamo iMovie nel dock, o se non ce l'avete, cercate nel Finder, nella cartella applicazioni. iMovie ha l'icona di una stellina. Clicchiamo. Andiamo a vedere un po' come ci si presenta iMovie. Questa è la prima apertura di iMovie. Come potete notare, è costituito iMovie, la schermata di iMovie è costituita da tre elementi essenziali, che sono: uno, il browser progetto, dove andremo a collocare i nostri filmati, le nostre foto, i titoli, le transizioni, la musica per la creazione del nostro filmato. La seconda è il browser eventi, cioè quella parte della schermata, della finestra, che contiene tutti i nostri filmati originali che abbiamo dentro il nostro Mac. La terza parte invece è il visore, che ci mostra l'anteprima, il nostro filmato. Poi un'altra parte molto importante è la barra degli strumenti. Questa barra qua che contiene degli strumenti per gestire al meglio i nostri filmati. Da notare soprattutto è il browser media, che contiene il browser della musica, gli effetti sonori, browser delle foto, quello del testo, dei titoli, delle transizioni e delle mappe e i sfondi che andremo ad aggiungere poi al nostro progetto. Allora, cominciamo subito a vedere un po' come esportare i filmati dentro il nostro browser progetto. Di default il nostro progetto ha il nome Nuovo Progetto. Se vogliamo proprio cambiare il nome è semplice: menu Archivio, proprietà progetto, e qua possiamo, oltre a cambiare le proporzioni, quindi il formato standard per l'iPhone o per il formato panoramico, e anche il tema. Abbiamo un album fotografico, una bacheca elettronica, la filmina, e l'aggiunta anche, spuntiamo, per automaticamente delle transizioni. Però per cambiare nome, vediamo comunque più avanti come cambiare nome. Anzi, cliccate su Libreria Progetti, il vostro progetto, cliccate, qua avete tutti i vostri progetti che avete creato, cliccate su Nuovo progetto, doppio clic, e qua potete cambiare nome. Mettiamo
realtà fatti, modifica progetto. Eccoci qua. Allora, cerchiamo nella libreria eventi i filmati che vogliamo importare. Qua ne ho già creati apposta. Per selezionare un filmato si può tenere premuto col sinistro e trascinare. Poi si prende, sempre col sinistro, tenendo premuto, e si porta nella libreria progetto, nel progetto. Ecco qua. Abbiamo già il nostro progetto, quindi avete visto, è abbastanza semplice. Un altro modo per esportare un filmato è questo. Adesso cancello. Così, selezionate e dopo cliccate questo, strumento modifica, che vi trasporta la parte selezionata nel browser progetto. In default, come potete vedere, la selezione è di 4 secondi. Se non selezionarlo tutto, invece, prendete premuto Alt e selezionate l'intera filmina. Semplicissimo. Okay. Alt, intera filmina, e la trasciniamo. Qua, premendo la barra spaziatrice, questa è una prova solo ed esclusivamente per voi. Apple Videoblog. Vediamo il nostro filmato. Continuiamo così per esportare le nostre filmine. Una volta che avete fatto le nostre filmine, dobbiamo aggiungerci del testo, della musica, delle transizioni per rendere al meglio, ottimizzare il nostro progetto. Vediamo velocemente come inserirlo. La prossima volta andiamo avanti a vedere meglio. Prendiamo un altro progetto, un'altra filmina, la trasciniamo. Andate nel browser media e cliccate il quarto bottoncino, transizione. Come potete vedere, avete una caterva di transizioni, dissolvenza incrociata, dissolvenza nera, rotazione interna, scambio, cubo, mosaico, insomma, mettete quello che volete. Prendo la classica dissolvenza incrociata e la trascinate tra i due clip, qua. Ecco fatto. Poi, se volete aggiungere del testo, anche questo è semplicissimo. Terzo bottone testo, scegliete il testo che vi piace di più e potete o trascinarlo sulla vostra filmina e qua scriviamo. Aggiunta del testo, oppure c'è un altro modo. Prendete un altro e lo trascinate tra due filmini, potrebbe anche essere, o alla fine o all'inizio. Qua scegliete uno sfondo che vi piace, per esempio stelle, e qua nel vostro visore scrivete ciò che volete scrivere. Potete già vedere un po' in anteprima, play. Quando avete finito, fine. Semplicissimo. Poi, per aggiungere della musica, potete scegliere quella che volete e vediamo. Prendiamo, per esempio, sentiamo. Benissimo. La prendiamo e la trasciniamo. Ecco fatto. Come abbiamo già creato, questa è una prova solo esclusivamente per voi. Aggiungiamo il testo ai nostri. Bene, c'è anche una roba molto simpatica. Ora, quasi finito. Allora,
abbiamo visto velocemente come creare un nostro progetto. Nel prossimo Apple VideoBlog andiamo a vedere nel dettaglio, proprio nel dettaglio, come aggiungere testo, foto, transizioni, modificarle, cambiarle, modificare la durata. Basta chiudere e il progetto è già salvato. Non mi resta ora che dire al prossimo Apple VideoBlog e come sempre iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!